Delle caratteristiche base del nostro modo di scrivere è di passare dalla premessa maggiore alla minore. Quindi seguiamo delle regole che, se vogliamo, sono antigiornalistiche, nel senso che un giornale dà prima la notizia più importante e poi forse talvolta dà le premesse da cui si parte. Allora, quando noi abbiamo deciso di fare questa notizia sulle modificazioni dei modi di acquistare o di entrare in possesso di beni, anzi, siamo partiti dal concetto di pop economy perché ci piaceva. Abbiamo letto una serie di articoli tratti da quotidiani o da siti web. Poi però quando l'abbiamo scritto l'abbiamo trasformato in una storia, quindi siamo partiti dalla crisi economica, la crisi economica che obbliga le persone a trovare nuovi modi per entrare in possesso di ciò che serve e siamo arrivati a descrivere queste nuove tecniche di acquisto tipo car sharing, tipo baratto, che sono la pop economy, ma non siamo partiti da, come giustamente fanno i giornali, ah, esiste la pop economy, dando per scontato. Abbiamo fatto tutti i passaggi logici e questo direi che è il modo base della scrittura, del nostro tipo di scrittura, quindi far coincidere lo svolgimento logico e storico di un avvenimento con il racconto, che in questo senso è antigiornalistico. Il giornale non fa un racconto, dice: è stata uccisa una donna e buttata in Po. Invece noi, magari nel titolo mettiamo: è stata uccisa una donna, però poi diciamo: Giovanna era sposata con, faceva questo lavoro. Poi Giovanna e suo marito hanno litigato e il marito l'ha buttata in Po. Quindi facciamo coincidere la nostra scrittura con la sequenza temporale della notizia. Invece un giornalista avrebbe detto: Giovanna è stata buttata in Po, suo marito era arrabbiato. Suo marito era arrabbiato perché lei faceva male gli spaghetti. Parto da scegliere una notizia. Poi, una volta che ho scelto la notizia, comincio ad andare sostanzialmente su internet a cercare i vari riferimenti. Vedo se ho tutti i dati necessari per rendere questa notizia comprensibile. Talvolta non ce li ho e allora scarto la notizia semplicemente. In questo caso sono andato, ho cominciato a cercare cose sulla pop economy.